Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi voglio iniziare una nuova serie all'interno del mio canale dove analizzerò e commenterò uno dei personaggi, in questo caso Zhongli, facendovi vedere alcuni dei test che ho fatto durante le mie partite utilizzando delle diverse costruzioni che ho fatto attorno al mio game style. Come vi ho già detto nel video che potete vedere qui in descrizione, tutti i personaggi possono ricoprire diversi tipi di ruoli e oggi vi voglio fare vedere quelli che ricopre o che ricoprirà in fondo Zhongli all'interno dei miei team, ovvero un DPS puro primario oppure un sub DPS, come viene chiamato o per meglio dire un DPS di supporto. Quindi Iniziamo subito ad analizzare i nostri set e vediamo un pochettino quello che siamo riusciti a combinare. Il primo zongli che vi presento oggi è questo: zongli con attacco 1910, arma primordial jade winged spear che ho trovato dal banner permanente per puro caso. Uh, doppio set Archaic Petra, doppio set Bloodstained Chivalry per guadagnare 15% di danno Geo bonus in più e 25% di danno fisico bonus in più. Uh, talenti che sono stati livellati all'8, al 6 e al 6, dove, come potete vedere a livello 8, il mio talento di attacco fisico presenta comunque delle percentuali abbastanza basse se le andiamo a confrontare. Con altri personaggi, mentre invece le altre percentuali direi che non sono affatto male. Per quanto riguarda invece le statistiche, attacco che comunque viene aumentato di 1098 punti, crit rate del 38,3%, crit damage dell'82%, energy recharge del 125%, geo damage bonus 36%, e physical damage bonus 25%. Tutti i test che sono andato a fare all'interno della mia mappa li ho fatti tramite i mini boss che sono presenti all'interno del gioco e che quindi abbiamo la possibilità comunque di poter affrontare in molteplici copie. Come potete vedere il fattore critico mi aiuta tantissimo per poter eh, avere comunque una percentuale di danni molto elevata infatti il critico comunque per un DPS o in generale per un attaccante sono un qualcosa di fenomenale, meteorite che colpisce facendo quasi 26k di danno in generale e poi come potete vedere tutte le altre combinazioni sia grazie al critico e sia anche al fatto che grazie alla mia arma ho accumulato tanti stack, ho una media di danni che comunque non farebbe invidiare nessun tipo di DPS. Il secondo set di Zongli che vi voglio far vedere è sempre lo stesso, quindi sempre con lo stesso equipaggiamento, solo che vado a cambiare il team in modo tale da sfruttare comunque il uh, debuff che posso dare ai miei nemici di superconduct. Ricordiamoci che comunque ehm, i DPS fondamentalmente, soprattutto un personaggio come Zhongli se utilizzato come DPS eh, sfrutta tantissimo la velocità con il quale attacca. Eh, se, se dovessi fare un confronto nel mio profilo come DPS principale solitamente utilizzo Razor che è quello che fondamentalmente mi fa più danni e fa veramente tanti tanti danni. Eh, con Zong-li riesco a sfruttare la rapidità. Che comunque delle hit come quelle che avete visto poco fa e come quelle che vedrete in questo scontro dove appunto andrò a sfruttare anche il superconduct, che vi ricordo abbassa la difesa fisica del 50% dei nostri avversari. Eh, posso dire che comunque nonostante eh, non abbia accumulato fondamentalmente tutti gli stack che posso accumulare con la mia lancia, ho comunque avuto una media di danni abbastanza decente. Eh, C'è da dire che questa combinazione con il Geo Damage Bonus e il Physical Damage Bonus è quella che al momento sto preferendo di più eh, perché mi permette di utilizzare eh, Zhongli in diverse maniere quindi lo posso sfruttare come DPS ma soprattutto lo posso sfruttare anche come un supporto barra DPS o comunque un supporto un po' più eh, offensivo che sinceramente parlando la cosa eh, non mi dà assolutamente fastidio quindi... Questo effettivamente era un test che volevo farvi vedere. Continuiamo con un altro test di un'altra versione del mio Zongli. Attacco 2112 in quanto viene potenziato non tanto. Dalle armi o in generale da chissà che, ma appunto dal doppio set gladiator e dal doppio set bloodstained chivalry: quindi 18% di attacco in generale in più che andiamo a guadagnare, eh, che mi permette comunque di arrivare a 2112 di attacco, 1300 addirittura potenziato dall'attacco di base, crit rate che scende un pochettino e crit damage che scende un pochettino per guadagnare attacco di base, physical damage bonus che resta identico, geodamage bonus che invece scende un pochettino rispetto a quello che avevamo visto poco fa come vi stavo dicendo prima zonglis sfrutta comunque la capacità di essere molto molto rapido con i suoi colpi quindi avere comunque un pochettino di attacco in meno ma eh, magari potenziarsi tramite un crit rate crit bonus penso che sia assolutamente ideale eh, come potete vedere qua l'elemento geo comunque un 2000 danni bene o male li riesco a fare non critto e quindi qui eh, vado a togliere soltanto 13k con la meteora giustamente sono un po più basso per quanto riguarda la potenza anche dei miei danni geo dato che appunto non ho lo stesso bonus però come potete vedere l'attacco fisico una volta che ho accumulato eh, tutti gli stack eh, della mia lava eh, iniziano comunque a farsi sentire, avere comunque una media di danni anche senza critico con un colpo singolo di 900-1000 eh, per un personaggio del genere, vi posso assicurare essere veramente un'ottima media. Infine, per curiosità personale. Abbassando comunque l'attacco di un bel po', quindi arrivando a 1500 addirittura, però aumentando un pochettino la percentuale del critico e un pochettino la percentuale anche del danno critico, senza comunque inficiare in quella del Geo Bonus Damage, ma togliendo praticamente la possibilità di infliggere danno fisico, ho voluto testare il Set Bolide che ho inizialmente era quello consigliato nella, diciamo, nella costruzione, ma soprattutto per quanto riguarda nello sfruttamento principale del set di Zong Lee. È un set che comunque aumenta il 40% il danno provocato comunque dagli attacchi normali caricati quando si è protetti da uno scudo, quindi diciamo che la maggior parte delle volte Zong sfrutta benissimo questa sua combinazione, però personalmente parlando probabilmente avendo gli artefatti bassi o comunque avendo Uh, non un set uh, particolarmente potenziato come quelli che possedevo, uh, diciamo, nell nella mia altra build chiamiamola così, uh, non ho sfruttato appieno. Magari questo potenziale qui, invece, la situazione cambia. Qui la situazione cambia perché cambio anche la risonanza del party. Infatti, inserisco praticamente due personaggi di tipo pietra, io inserisco in Wang. Perché penso che sia la partner ideale per Zhongli sia per la, per la costruzione eh, ovviamente degli oggetti quindi delle risonanze degli oggetti ma soprattutto perché doppio terra con lei mi permette di aumentare lo stesso il mio geo damage bonus quando passo attraverso il suo schermo. Anche in questo caso sto utilizzando il set Bolide, giusto per vedere come l'incremento del danno del 40% tra attacco normale e caricato mi possa aiutare con l'ulteriore aumento della percentuale in attacco utilizzando due personaggi di tipo terra e come potete vedere comunque i danni non sono irresistibili. È vero che ho una percentuale di crit rate e crit damage aumentata, quindi eh, i numeri grossi spuntano più spesso, ma... Se dovessi utilizzare comunque uno dei set che vi ho fatto vedere poco fa, unito comunque a qualche substats con crit rate e crit damage aumentati, sicuramente sarebbe diverso. Infatti questo è un set che comunque io personalmente parlando non consiglio in linea di massima per sfruttare Zong Lee. È un set comodo che potrebbe sfruttare comunque un Zong Lee se magari lo vogliate utilizzare come supporto, ma... Utilizzarlo come supporto io, comunque, preferisco il primo set che vi ho fatto vedere, ovvero uh, physical damage del 25% aumentato e geo damage aumentato del 15%, in modo tale da poter coprire comunque entrambi i ruoli e poter fare danno in entrambi i modi. Qui invece ci ritroviamo con lo Zongli aggressivo, quindi doppio Gladiator e doppio Chivalry, che mi permette comunque di avere attacco e physical damage aumentato. Con il team in risonanza. Questo è stato un test che sinceramente mi è piaciuto da un punto di vista offensivo, dato che comunque in questo team che vedete adesso, Zongli è il mio DPS principale. Quindi, vedere comunque una media di danni che non scende quasi mai, praticamente sotto i 1000 punti ad ogni attacco, eh, vi posso garantire mi ha fatto fare un bel sorriso. Il crit rate non è fenomenale però comunque si fa sentire soprattutto il crit damage pecco un pochettino nel geo bonus damage che giustamente non viene in nessun modo compensato solo dal fatto che comunque abbia Ningguang in team e che possa sfruttare quindi il suo muro L'ultimo test che invece vi faccio vedere in questo caso è ritorno al vecchio set, quindi Geo Damage Bonus e Physical Damage Bonus, però all'interno del team con risonanza elementale. Qui devo ammettere che eh, sono stato abbastanza soddisfatto dei numeri che ho visto. Eh, sembrano non essere altissimi, ma la percentuale comunque di critico si fa sentire Gli stack che si vanno ad accumulare sulla mia arma Si fanno sentire allo stesso modo I danni che effettuo tramite appunto gli attacchi di tipo geo Che possono essere sia l'elemental skill Che addirittura la finishing burst Mi permettono comunque di essere molto molto aggressivo C'è un netto miglioramento a mio avviso Di questo set rispetto a quello berserker eh, Scusatemi eh, rispetto a quello gladiator Perché comunque questo set non solo mi permette di fare dei bei danni Come potete vedere con gli attacchi Normali, ma mi consente anche di essere incisivo con l'elemental skill, che penso essere una cosa fondamentale. Eccoci arrivati alla fine del video. Zongli, un personaggio che ha, ha deluso le aspettative per alcuni, ma sorpreso le mie le aspettative. Ho aspettato di registrare questo video perché volevo portare il mio Zongli a livello 80. Lo volevo portare a un livello decente proprio per far vedere come effettivamente un personaggio costruito nella maniera giusta può eh, essere inserito praticamente in qualsiasi team. Come avete visto, ho utilizzato Zongli sia come supporto più eh, diciamo più supporto che dps e nell'altro team invece come dps centralizzato vero e proprio il set che io prediligo eh, anche dopo i vari test che ho potuto effettuare è il misto petra con bloined chivalry per avere comunque un 25% di danno fisico sempre aumentato e un 15% comunque di danno geo che personalmente mi aiuta tantissimo le statistiche che personalmente vado a cercare negli artefatti man mano che appunto li andrò a perfezionare e a migliorare saranno senza ombra di dubbio gli HP, il crit rate e il crit damage. Eh, per quanto riguarda l'attacco, se dovessi continuare ad utilizzare. Questo tipo di lancia sono molto tranquillo, non ho bisogno comunque di aumentare tantissimo eh, la mia percentuale di attacco, in quanto prendo comunque un bel bonus di attacco normale e di crit rate, ma eh, bensì preferisco aumentare se riesco il danno fisico. Aumentare il danno fisico, soprattutto per gli attacchi normali, è una cosa che sicuramente mi potrebbe aiutare tantissimo. Eh, mi potrebbe aiutare tantissimo anche la sostituzione. Della, della lancia e utilizzare una Crescent Pike che comunque possiedo anche solo che la possiedo comunque a un livello un po' più basso e senza refinement, cosa che in realtà mi piacerebbe ottenere solo che comunque mh, vorrei successivamente effettuare altri test quando porterò appunto la mia Crescent Pike almeno a livello 80 nel momento in cui non la porto a livello 80 allo stesso livello della, della mia primordial jade mi pare eh, fare un confronto praticamente inutile quindi eh, ci tengo comunque a sottolineare che, che, che la Crescent Pike resterà la migliore arma free to play per, per giocare comunque Zongli, prendere un 20% comunque di danno in più quando si ottengono le sfere di energia dei nostri avversari, è comunque un vantaggio enorme. Che, tra l'altro, è un vantaggio che andrà a crescere, se non sbaglio, fino al 30% con il refinement. No, eh, scusatemi, il 30%. Eh, fino a, a quanto era? 40. Mi ricordo. Comunque, eh, il refinement complessivo che comunque va ad aumentare i danni eh, che effettua il nostro personaggio. Soprattutto se lo andiamo a costruire in una maniera un po' più offensiva, soprattutto per farlo restare in campo il più a lungo possibile, accumulare le sfere non sarà assolutamente un problema. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete comunque altri tipi di video, magari un po' più ragionati in questa maniera, o se preferite comunque uno, schemati, uno un piccolo schema che magari preparerò dalla prossima volta anche per analizzare meglio il personaggio in questione. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia stato utile, soprattutto fatemi sapere come preferite giocare voi Zongli. Detto questo io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima!